molto dura e immagino che voi eh, capiate quanto e sappiate eh, quanto. Quello che è accaduto ci rende tutti più vuoti, ci rende tutti diversi, tutti un po' più vecchi. Chi vi parla ha perso in un solo momento 15 anni della propria vita professionale vissuta accanto a Claudio Olimpi. Però io credo che tutti i milanisti debbano trovare la forza di, di continuare tutto quello che ha fatto fino ad oggi Claudio Lippi e tutto quello che resta di Claudio Lippi. In questo momento, noi della famiglia di Milan Channel che abbiamo perso un pezzo del nostro cuore, siamo abbracciati alla signora Milena, siamo abbracciati alla piccola Sofia e siamo con Papa Franco e con Mamma Lia. Sono state ore durissime per loro, alle prese con una giornata che non immagini. Una giornata che non ti aspetti, una giornata ingiusta, una giornata che frastorna, una giornata molto molto strana. Una telefonata, un momento, l'operazione, la speranza tradita e la notizia che il tuo ragazzo, il tuo collega, il tuo amico, il tuo papà, il tuo marito, il tuo figlio non ce l'ha fatta. Le parole di Adriano Gagliani a noi di Milanchanel oggi sono state: da questo momento la grande famiglia rossonera si occuperà della signora Milena e della piccola Sofia. Le parole di Marco Bogarelli, il presidente di Infront Italy, fra le lacrime, sono state di sostegno di cordoglio alla famiglia di Claudio Lippi per tutto quello che occorrerà loro da questo momento in avanti. E ci tengo che tutti i tifosi rossomeri lo sappiano. Tutti noi in questo momento abbiamo voglia di Claudio, e sono soprattutto le foto, credo, a trasmetterci, a documentarci quello che è stato per noi in tutti questi anni. Qui vedete Claudio durante le tournée americane, qui ne fate spesso. E coprendo tutti gli eventi nonostante i miei rimbrotti e nonostante i miei pungoli con grande professionalità. Questa è stata l'ultima tournée negli Stati Uniti dove aveva realizzato una lunga intervista con Riccardo Montolivo, credo una delle prime grandi interviste di Riccardo Montolivo, qui lo vediamo durante una delle partite di calcio, ricorderete le gag con Claudio Lippi quando gli ricordavamo che lui era con noi come giornalista, come inviato, e che doveva smetterla prima o poi di, di pensare di essere un calciatore, infatti qui faceva il pesista. E io credo che il modo di, di porsi di Claudio sia stato un, un grandissimo modo, oggi ho ricevuto, abbiamo ricevuto noi della famiglia di Minan Channel messaggi da parte di tutti, di tutto il mondo. Sono stati molto carini quelli dell'Inter, sono stati molto carini quelli dei tifosi Juventini, sono stati molto carini assolutamente, assolutamente tutti. Claudio, in questo momento, si trova all'obitorio della Clinica Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano. Sono venuti a trovarlo Marco Amelia, Daniele Bonera, Erdan Crespo. Le persone del Milan, a partire da Vittorio Mentana, c'era Ugo Allevi, c'era Elena Sartore che è un'altra persona che lavora per il Milan. Abbiamo ricevuto tanti, tanti, tanti messaggi da, da, da parte vostra, vi ringraziamo, li leggeremo domani. Domani noi avremo trasmissioni tutte dedicate a questo argomento perché non riusciamo a pensare ad altro, francamente, in questi, in questi momenti, in queste situazioni. Devo dire che queste foto aiutano, perché con quelle facce lì eh, insomma, Claudio riesce a uh, stemperare la durezza del momento. Io volevo anche leggervi quanto è accaduto oggi sul web, quanto è accaduto oggi sulla rete, il sito ufficiale del Milan, che ha interpretato in maniera sobria, matura, sofferta ed essenziale. La giornata con Ciao Claudio, con il presidente onorario Silvio Berlusconi, con i vicepresidenti Adriano Gagliani e Paolo Berlusconi, ringrazio anche il dottor Paolo Berlusconi per il messaggio privato che mi ha mandato, il Consiglio di Amministrazione, i tecnici i calciatori e il personale di tutto il Milan, e vedete la frase in calce. Ciao caro Claudio, rimarrai per sempre. Poi naturalmente se ne sono occupati anche i siti di news a partire dalla gazzetta dello sport abbiamo la possibilità di, di vederla questa dandatissima notizia Milan e Claudio Rippi ecco io questo, con questo titolo non sono d'accordo solo sul fatto che muore, è chiaro che è la notizia che sia morto ma io credo che oggi soprattutto oggi con la grande energia che tutte le persone che vivono la rete, che si esprimono attraverso la rete io penso che le persone possono continuare a vivere, Claudio continuerà a vivere, questo è il sito di Sport Mediaset, tragedia. Ecco, tragedia sì, questo sì, questo è un termine che condivido. C'è stato questo incidente motociclistico, le cause saranno da purare, in questo momento. Non posso esprimermi, non mi esprimo, lo faremo. Milanews.it che si stringe attorno alla famiglia Lippi, alla famiglia di Milan Channel. Ospito con piacere anche coloro che sportivamente sono nostri avversari. L'Inter e Inter Channel per. La scomparsa di Claudio Rippi, devo dire che le persone dell'Inter, sia ufficialmente ma anche privatamente, si sono fatte vive, hanno telefonato, hanno partecipato in maniera sincera al mm, eh, dolore di tutti noi. Vi ricorderete che in una recente puntata di Studio Milan era intervenuto in diretta Paolo Maldini? Io lo dichiarai quella sera con Claudio presente in studio. Paolo è intervenuto perché gliel'ha chiesto Claudio, perché Claudio aveva questo. Rapporto bello, candido, puro, con tante delle nostre glorie. Rino Gattuso si è tenuto in contatto con noi per tutta la giornata, ha vissuto una giornata di lacrime e di grande, e di grande sofferenza. Io vorrei tornare alle immagini perché le immagini naturalmente ci consentono eh, di vivere anche quello che è accaduto. Eh, Nell'espressione di tanti giocatori. Abbiamo su Twitter tanti tanti messaggi da parte dei personaggi del calcio, vedete Mbaye Niang eh, che appunto. Invita Claudio a riposare in pace, poi vari personaggi, colleghi, Gianni Balzarini della redazione di Mediaset, i colleghi di Sky, di Sky Sport che come quelli di Mediaset sono stati molto carini, calciomercato.com che è un sito che si occupa... Lo dice la parola stessa di notizia di mercato, Corriere della Sera che dà la notizia dello schianto con la moto, Fulvio Giuliani che è un collega di RTL 125 anche d'Italia di 7 Gold, trasmissione alla quale Claudio Lippin in passato come opinionista ha collaborato, Alexander Merkel. Milan Night che è un sito di tifosi rossoneri molto innamorati dei nostri colori, Canale Milan, Andrea Cattoli che è un amico, un procuratore, procuratore di Francesco Acerbi, vedete anche il sito ufficiale dell'Inter, il Twitter ufficiale dell'Inter, i colleghi importanti come Roberto Renga, poi tanti 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 messaggi come quello di Francesco Acerbi, come quello di Davide Terruzzi, di Andrea Saronni che ogni tanto viene a trovarci nelle nostre trasmissioni c'è una partecipazione mh, immensa, enorme, sentita, spontanea, vera, viva e insomma io credo che eh, Claudio dall'asù forse sia anche sorpreso con quel suo sorrisino di scoprire di aver lasciato tante tali testimonianze e di essere così importante per eh, tutti mh, noi. Lo sapete che Claudio Lippi era un nostro giornalista, noi abbiamo le immagini soprattutto di una, di una persona allegra, di una persona che sapeva creare dal nulla momenti televisivi molto belli che trasmettevano e trasmetteranno, anche adesso che li stiamo per vedere, attimi di buon umore a chi guarda la TV, agli abbonati a Milan Channel, ai tifosi rossoneri. Qui va a prendere il pallone di football americano e lo prende a calci perché insomma eh, era così ma voglio dire è così perché ripeto per tutto quello che faremo per tutto quello che vivremo continuare a vivere con noi io ho mandato in onda tante volte perché mi era piaciuta molto so che aveva dato molti brividi e molte suggestioni questa immagine di riccardo cacà che a New York la scorsa estate l'estate del 2012 sapete noi eravamo in pieno marasma, partito Ibra, partito Tiago, sognavamo qualcuno che ci facesse innamorare di nuovo e guardate, guardate Ricchi come, eh, oltre ad abbracciare tutte le persone del Milan, eh, va, ecco questo è il momento che volevo vedere, con tutto rispetto per tutti gli altri, ad abbracciare Claudio Lippi. Con un trasporto lo vedete particolare, perché Claudio era una di quelle persone che... Eh, lasciavano queste tracce lasciavano questi ricordi queste testimonianze e Ricky era contento di abbracciare Riccardo Riccardo Cacà era contento di abbracciare Claudio Lippi la figlia Sofia ve lo giuro, ve lo assicuro ha lo stesso sorrisino di Claudio per cui noi tutte le volte che sentiremo la mancanza di questo ragazzo guardando negli occhi Sofia con quel sorrisino che parte dal basso e che raggiunge l'anima di chi osserva ci sentiremo meno soli ancora accompagnati dal, dall'ironia dal sorriso dalla lievità di Claudio Lippi so che avete tanta voglia di stare vicini e so che questa edizione delle news non esaurisce il vostro dolore e la vostra vicinanza in questo momento noi domani sia in Milan Channel Live che in MVP che in terza pagina ricorderemo tutto e rivivremo tutto ma non soltanto domani perché sapete che su Milan Channel le cose vivono sempre. e Claudio vivrà sempre su questa nostra rete, su questo nostro canale, su questi nostri teleschermi. Sarà sempre presente ogni giorno di qui all'eternità. Quella stessa eternità che anzi tempo lo ha chiamato a sé. Io vi ringrazio, vi abbraccio con tutta la poca forza che c'è rimasta nel cuore. Naturalmente, attorno a Sofia, attorno a Milena, attorno a Papa Franco e a Mamma Lia. Sono stretti tutti i colleghi della redazione giornalistica di Minan Chan, tutti anche quelli che hanno lavorato con noi in passato e che oggi sono venuti a trovarci, oggi siamo ritrovati tutti insieme. Tutta la produzione del canale, tutti i tecnici che hanno lavorato per allestire tutto quello che avete. Appena visto che l'hanno fatto con serietà. E serenità di sempre, nonostante il groppo in gola e la commozione nel cuore. Ciao a tutti, a presto a domani su Milan Channel.